I numeri sono la vita. Conta e riconta e alla fine saprai. Se non hai contato, più non ricordi. Se non sai contare, niente tu conti. Se quello che hai intorno non conti, tu quanti ne contieni non sai. Mi piace contare. Devo contare tutto, quello che ho davanti, le cose, gli spazi, le sequenze. Va un amico che vive in un grande appartamento con un salone molto arredato, che si apre su due stanze e un corridoio. Mentre mi preparo il caffè, mi guardo intorno e comincio a contare le aperture sull'esterno. Un balcone, una finestra, un'altra finestra in studio, una nella stanza da letto e una nel bagno. E sono 5. Poi conto le aperture interne, la porta del corridoio, quella dello studio, quella da letto, quella del bagno e quella del corridoio. E sono altre 5. Quindi 5 più 5 siamo già a 10. Passo ai quadri. Sono tanti. Allora, 2 tra la porta del corridoio, 4 su una parete, 4 su un lato che fa d'angolo, sono 10. 3 tra il balcone e la finestra, e sono 13. 5 sopra il divano, e sono 18. 3 sulla porta dello studio, e sono 21. 13 sopra il pianoforte, nello studio, 21 più 13 fa 34. 3 di lato, 3 sull'altra parete, di fronte sono 40. Poi 6 in stanza da letto e 2 nel bagno e sono 48. Possibile? Ricompiamo. Allora, 2 dalla porta del corridoio, 4 sulla parete, 4 sull'altra che fa d'angolo e sono 10. 3 dal balcone e la finestra e sono 13. 5 sopra il divano sono 18. 3 sulla porta dello studio 21. 13 sopra il pianoforte 21 più 13 fa 34. 3 di lato e 3 sulla parete di fronte sono 40. Poi 6 in stanza da letto e 2 in bagno e sono 48. Ci siamo, 48. 10 porte, finestre e 48 quadri. Totale 58. Non ho finito. Contiamo le sedute. Allora, di 5 elementi è composto il divano, ad angolo poi ci sono, i divani di fronte sono 7, 6 poltroncine sono 13, 2 sedie dietro il tavolo, vedete che 13 è 15, una poltroncina a scrivania sono 16, 10 porte, finestre e 45. Allora, ricontiamo. 2 tra le porte del corridoio, 4 su una parete e 4 sull'altra che fa d'angolo e sono 10. 3 tra il balcone e la finestra e sono 13. 5 sopra il divano e sono 18. 3 sulla porta dello studio e fa 21. 13 sopra il pianoforte dello studio, 21 più 13 fa 34. 3 di lato e 3 sulla parete di fronte sono 40. Poi 6 in stanza da letto e 2 nel bagno sono 48. 48, non c'è errore. 10 tra porte e finestre, poi 48 quadri e 16 sedute. Va 48, 16 e 10. 74, 74, giusto, 70, giusto, 74. Arriva l'amico con il caffè, comincia a raccontarmi del suo ultimo lavoro. Vorrei contare tutte le stagioni che sono qui, sono mobili, ma non posso, devo ascoltarlo. Sì. Entra dietro, 2 più 1 più 5 più 1 accanto alla porta e due vasi, ma mi devo interrompere per parlare con lui. Sì. Troppi elementi ancora ho da contare. Quanti me ne mancano? Quante cose non ho contato? Dopo mezz'ora di conversazione, esausto, dico che devo andare via. Mentre ci salutiamo all'ingresso, guardo la grande libreria fatta di scatole di legno sovrapposte. Mamma mia, quante sono? Quante sono? Non è facile individuarle e contarle perché sono confuse da libri che strapettano. Quante scatole sono? Mi chiedo. 9 linee di 5 scatole, ognuna fa 45. Come fa ad essere così preciso? Io l'avrei contata in una. Vorrei verificare, ma
benedettata. Scendo le scale, dunque, perché il palazzo soffitti alti, 5 gradini, pianerò, poi altri 9, altri 5, siamo al secondo piano. 14 più 9 più 5, siamo a 28. Altri 28 tra il secondo e il primo, quindi sono 56. Dal primo al piano terra sono 28 fino alla mezzata, poi 6 più 4, quindi sono a 38. Allora 28 più 28 più 38 fa 94 gradini per salire 3 piani. Sono stato preciso. Esco di strada e guardo i tavolini del bar allargati sul marciapiede, 6 tavolini tondi, 4 hanno 4 sedie, 2 ne hanno 3, 6 più 16 più 6, totale 28. Quante auto sono parcheggiate qui fuori? 3 più 4 più 2, totale 9. E le strisce bianche? Le strisce bianche per attraversare la strada sono 7, la linea di mezzo più 7, 15. Ah, il conteggio non mi abbandona mai. Esercito di continuo la mia mente aritmetica, ma quando vado a fare le somme non ricordo più esattamente gli addendi e quindi mi sbaglio. Ma a che serve contare se le somme non sono esatte? Guardo il palazzo dall'altra parte. 6 piani, 9 finestre a piano e sono... 54, più 4 negozi e il portone d'ingresso sono 59 nella facciata, 4 lampioni da una parte e 3 dall'altra, simmetrici, sono 7. In strada passa tanta gente. Ciao. Io sono soddisfatto. Loro non contano niente, ma io sì che sono uno che conta.